cose cambiano grazie a un esercito davvero volenteroso di operatori, tecnici, dirigenti che in questa città in 4 mesi ha rivoluzionato i luoghi dell'emergenza e dell'accoglienza. Non sono solo più puliti, ci sono nuovi macchinari e una nuova concezione. Qui ad esempio sono totalmente divisi i codici più gravi dai codici meno gravi, aprirà il pronto soccorso pediatrico che favorirà anche un accesso per mamme e bambini molto diverso, aumentano i posti di terapia intensiva, c'è una piccola grande rivoluzione grazie a questa passione. Ora bisogna, per evitare che i pronto soccorsi si intassino di nuovo, lavorare sui reparti. Molto spesso i pronto soccorsi sono affollati anche se lavorano benissimo perché c'è un ritardo nella dismissione dei pazienti, dell'uscita dei pazienti. Quindi stiamo lavorando con tutti i direttori, con tutti i reparti affinché ci siano le dismissioni dei pazienti 7 giorni su 7, superando un rischio, un po' un vizio che il venerdì si blocchi tutto per riprendere poi il lunedì. Questo non va bene perché crea molti inconvenienti. Come abbiamo dato indicazioni che si predispongano in tutti gli ospedali change room, cioè delle sale nelle quali chi deve uscire dall'ospedale la mattina alle 10 può recarsi per aspettare la famiglia, per prepararsi in modo da liberare i posti letto. Ecco, cito queste cose perché sono stati lavori importanti con tecnologie più moderne, con una concezione dei pronto soccorsi all'avanguardia, ma dentro queste nuove strutture deve anche prendere corpo un modo diverso di lavorare. E io sono contento perché stiamo vincendo una grande sfida e una grande battaglia. Domani col ministro Lorenzin saremo in un altro ospedale e anche lì vedrete che si cambia passo e si cambia verso sul punto dell'emergenza. Il ministro è molto sensibile al tema dei vaccini, domani vi consegneremo la nostra campagna per invitare tutti a vaccinarsi, perché questo è il momento di farlo, perché come diciamo sempre vaccinarsi rende più forti.